La commissione, cioè quello che poi decidiamo in commissione e vogliamo proporre all'ordine, è colei che ci aiuta a discutere e andare in consiglio insieme alla nostra consigliera Luana, che porta le nostre idee. Quindi ci sono due donne in consiglio e siamo forti per quello, no? Direi che funziona. Quindi in genere sarà Campaci, Luana Scarpa, in genere Luana Scarpa, c'è l'ingegnere Gabriella Anoè, l'ingegnere Simone Franzini, l'ingegnere Cristian De Spirit, giusto? L'ingegnere Mauro Giannini e l'ingegnere Luca Pozzato. E noi ci troviamo sicuramente una volta al mese o più, dipende sostanzialmente dagli impegni lavorativi, ma anche poi dalle attività che portiamo avanti, ma molte volte ci troviamo anche senza far intervenire l'ordine, perché c'è tutta una procedura per fare le commissioni. Molte volte ci troviamo anche in maniera molto veloce per discutere e decidere velocemente su come procedere e mandare avanti i programmi che la commissione decide, sostanzialmente, perché poi siamo nati con un obiettivo ben chiaro: aiutare i giovani colleghi, chi si abilita o chi si mette nel mondo del lavoro, soprattutto di ingegneria, che non è facile, a far conoscere i servizi che l'ordine mette in campo per aiutarli dai primi passi, quindi dal lavoro, dalla formazione, da un aspetto legale, dai primi incarichi, anche se si ha qualche quesito tecnico sostanzialmente che non si è in grado di avere scienza e coscienza immediata, si può dare una dritta, perché poi l'ordine è formato dai colleghi, quelli più anziani, fatemi passare la parola, che di lavoro ne hanno fatto, ne hanno macinato, quindi un consiglio è sempre ben accetto. Ecco, questo fa la Commissione Giovani Ingegneri. Anche quest'anno siamo riusciti a portare a termine, sembra breve, sembra indolore, ma vi posso garantire che per gestire poi il consiglio dell'ordine non è che ok e andiamo, mettono il naso, insomma vogliono capire cosa facciamo, cosa diciamo, e quindi ringrazio il presidente dell'ordine, l'ingegner Mariano Carraro, che ci dà sempre supporto. Ringrazio il presidente del collegio, l'ingegner Sandro Boato. Ringrazio il presidente del collegio della fondazione, che è l'ingegner Paolo Donelli, che è vicepresidente Paolo Donelli, scusate, ma ricordare tutti. E ringrazio tutta la segreteria dell'ordine, perché credetemi che con questi eventi qua raddoppia il lavoro, e ringrazio, vedo presente anche la dottoressa Risi, quindi la ringrazio, perché non è un lavoro facile, ecco, mandare avvisi e fare gestire tutte le adesioni e quant'altro. Si spera di avere lo stesso successo il prossimo anno, un po' di più si spera, ecco, magari cercheremo di partire un po' prima. Vi ringrazio per la presenza, ringrazio i tre ospiti che abbiamo invitato, che sono venuti, e ringrazio, perché non è una cosa scontata, e vediamo il prossimo anno chi invitare, ecco, sostanzialmente. Però giovani ingegneri hanno bisogno di spazio, hanno bisogno di essere coinvolti, e cominciamo a coinvolgere, perché c'è bisogno di ingegneria giovane, ecco, fatemi passare la parola. Sempre ovviamente affiancati dai senior, che ci danno dei consigli sempre preziosi. Ecco, basta, grazie di essere venuti. Noi vi aspettiamo sostanzialmente alla seconda parte dell'evento, che non penso sia la più importante, però ecco, è il secondo scopo di convivialità dell'evento, perché non dimentichiamoci che abbiamo chiamato aperitivo ingegneristico proprio per essere una cosa molto easy, ecco.